Piera era una ragazza di 23 anni, l'ultima volta che io l'ho vista. Ed era una ragazza affetta da talassemia major, che è una malattia molto diffusa purtroppo in Sicilia, di cui se ne parla anche abbastanza poco. Piera era una ragazza che aveva tutti i tratti tipici di chi ha la talassemia major. Piera era mia sorella, quindi voi per carattere, voi per il fatto che comunque ero ancora piccolo, non capivo che i caratteri di mia sorella erano i caratteri somatici di una persona malata. Non capivo com'è che lei avesse i capelli lisci, l'unica dalla famiglia. Ciao, Piera. Addio. Addio. Papà. Cucù. Mare. Mare c'è. Vuoi dire? Vuoi dire un mare? A Sicilia c'è, vuoi dire? Nene. Nene. Quando sono rimasta incinta di Enza, noi sapevamo già che eravamo due portatori sani. A 3 mesi abbiamo fatto il prelievo dei villi e abbiamo scoperto che era talassemica. Non ce la siamo sentiti di abortire e abbiamo portato la gravidanza avanti. Enza, gioia. Dopo che ha fatto la prima trasfusione, l'abbiamo portata per la prima volta al mare a prendere un po' di aria perché si è vista subito la differenza che praticamente il pallore anche era diventata rossa con le guanciotte rose. I vezzi della femminilità mia sorella li aveva tutti quanti, e a suo modo era una persona anche creativa, le piaceva abbigliarsi, le piaceva vestirsi, le piaceva truccarsi, cioè era una persona che viveva la sua età con grande coscienza, sapendo, credo, che per lei non era come tutti gli altri, sapendo che per lei innamorarsi era qualcosa che poteva vivere soltanto lei. Per lei, che non ci sarebbe mai stata possibilità, anche volendo, di qualunque conquista o qualunque lieto fine. Ecco, però questo non la scoraggiava, cioè lei alimentava questo suo essere innamorata, perché credo che come qualunque essere umano capiamo che essere innamorati ti fa essere vivi. Marciatura.
questo. Queste. Siamo felici pure che ha trovato un ragazzo, giustamente, che le sa stare accanto e che ha imparato un po' anche lui tutto sulla malattia. Di questo ne siamo felicissimi perché siamo sicuri che noi la lasciamo andare ora e ci sarà il ragazzo accanto a lei. Si è fatta fidanzata e lui parlando con noi, la prima cosa che gli abbiamo detto, te lo ricordi? Ma guarda che Insuccia ha questo problema. Quindi eventualmente dovrà, tranquillo, fermo, ci ha fatto finire di parlarci, ma io già lo sapevo da prima. Ah, quindi a posto, perfetto. Però subito avanti il discorso, perché bisogna essere molto trasparenti nella vita, specialmente in queste cose. Ma noi abbiamo trovato un ragazzo in gamba, una persona che gli sta sempre al fianco, è da 17 anni che sono fidanzati, ora il prossimo anno si sposa. Bellissimo. L'ho vista e gli ho detto a un amico mio che oggi è il nostro architetto della nostra struttura, gli ho detto: "Guarda ragazzi, dobbiamo, cioè, obbligatoriamente." E così piano piano sono arrivato a lei tramite amiche, parlando, volevo fare il figo, il toscano. Infatti mi Lei garbi un monte. Ma chi è odiava, questo? eh. Io tra l'altro non amo questa lingua toscana, quindi vabbè. Mi ha fatto un pochettino aspettare in tutte le sue cose, però ce l'abbiamo fatta. Oggi siamo qua. Siete avanti, che giochi. Quali sono i nostri programmi per il futuro? Casa, sposarci, fare figli. Sì, questo è incontro, soprattutto i figli. Se Dio ci aiuta, sì, vorremmo figli. Sicuramente, ci aiuta. Io ho la consapevolezza che la malattia di Piera fosse così grave, in realtà credo di averla avuta soltanto verso la fine. Mi ricordo, lei ebbe gli orecchioni, anch'io, quindi poi mi presi gli orecchioni, quindi c'era in casa mia una sorta di lazzaretto. Però incominciavo a capire e a leggere nello sguardo di mia madre, soprattutto di mio zio, che era il nostro medico era il medico della sorella, di una delle sorelle di mia madre, incominciavo a capire che c'era un'aria strana. Io e mia sorella avevamo le camere da letto vicine, ognuno aveva la sua, quindi c'era la visita da mia sorella, poi passavano da me e era il momento in cui certe volte mia madre parlava con mio zio anche di alcune cose relative a mia sorella. E io lì incominciai a percepire qualcosa. Ed ebbi una consapevolezza più forte in occasione di un viaggio. Io in quell'anno facevo il terzo liceo classico, quindi era l'anno della mia maturità. Il liceo classico di Alcamo, dove insegnava anche mia madre, organizzava un viaggio in Grecia. Mia sorella incominciò a giustamente dire: "Ma perché non partiamo tutti quanti? Andiamo tutti quanti in Grecia. Qual è il motivo per cui non possiamo andare tutti quanti?" Lì la cosa era abbastanza antipatica, perché già mia sorella aveva avuto un piccolo ricovero in ospedale proprio per un problema legato al cuore successivamente ai suoi orecchioni. E quindi lei era molto debilitata, molto stanca. E ricordo che eravamo in camera mia, c'ero io, mia madre e mio zio, e mia madre gli chiese: "Ma che cosa dobbiamo fare?" E lui rispose: "Io non me la sento di dire no a tua figlia." Che ricordo, lei è rimasta almeno 2 o 3 mesi in ospedale, perché lei è morta il 21 giugno, l'indomani della partita di calcio Italia-Germania, dove l'Italia divenne campione del mondo. Una di quelle giornate che... Altra coincidenza, ad Alcamo c'è la festa del paese, che è il
19, 20 e 21 di giugno. E c'erano i giochi di fuoco, cioè c'è stata la partita dell'Italia, però c'erano i giochi di fuoco. E lì andammo con degli amici a vedere la partita, quindi guardatevi, c'era un gran casino per strada. E io lì l'ho sentito, che c'era, che come se quella fosse una giornata di spartiacque. Non so dirti perché, per cosa, ma io tutta la notte l'ho passata sveglio, mia madre non c'era, era a Palermo, in attesa di una telefonata che poi è arrivata alle 9:30, 10 del mattino. Tardelli! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. La talassemia è un'anemia ereditaria, significa che è una malattia che viene ereditata dai genitori. Per ereditarsi la malattia, ambedue i genitori devono essere portatori sani. La malattia consiste, appunto, essendo un'anemia, nella mancanza dei globuli rossi. La mancanza dei globuli rossi vanno sostituiti con le trasfusioni di sangue. La trasfusione di sangue nelle forme più gravi di talassemia inizia dai 4 mesi ai 5 mesi di vita e perdura per tutta la vita ogni 15-20 giorni. In Italia la talassemia si è cominciata a conoscere intorno agli anni 60, che era una forma quasi di leucemia perché portava a morte a meno di 15 anni i pazienti. Per mancanza appunto della terapia chelante, di quella terapia che serviva a togliere il ferro. Si faceva solo la terapia trasfusionale e quindi questi ragazzi aumentavano i depositi di ferro senza in nessun modo avere un'arma per poterlo togliere. Il miglioramento della terapia intorno agli anni 70 c'è stato perché non morivano più a 15 anni, ma la mortalità maggiore era intorno ai 25 anni e Piera è morta intorno, credo, a 23 anni. È morta per una complicanza classica della talassemia, che oggi per fortuna vediamo molto di meno, è quasi scomparsa, che è la cardiopatia. Il cuore, che normalmente ha poco quantitativo di ferro, nel momento in cui riceve un minimo quantitativo in più, va incontro a danni delle fibre muscolari o a danni, diciamo, della conduzione ventricolare e non c'è altro da fare. Poi c'è un'altra Piera Cutino che nasce nel 1998,
perché nasce nel momento in cui mio padre, Franco Cutino, ha sentito la necessità di non vanificare la morte di mia sorella. Mio padre era un essere del sud un po' strano, perché al contrario degli uomini del sud che guardano il presente, lui guardava il futuro. Nel momento in cui Piera è morta, il padre di Piera, Franco, ha rappresentato per noi un aiuto indispensabile e forte a continuare a combattere e a continuare, diciamo, a parlare di questa malattia. I miei genitori hanno davvero, soprattutto mio padre in questo, affaticato, e allora tutta quella fatica doveva costruire qualcosa. Secondo me, in qualche modo, lui voleva dare un futuro a mia sorella, anche se questo futuro lei personalmente non l'aveva più. E come un genitore che decide di costruire sopra la casa che ha costruito l'appartamento per il figlio, mio padre, perché lì poi tu dovrai avere la tua famiglia, dovrai andare avanti, alla stessa maniera mio padre ha deciso di costruire la casa a mia sorella, e quella casa si chiama Associazione Piera Cutino. L'associazione nacque come una piccola, diciamo, associazione, con i primi, diciamo, le prime riunioni credo che siano state fatte in questa stanza, ma con grande entusiasmo. Cioè, lui era capace di organizzare degli incontri con 3.000 studenti, poi ti portava in tutti i posti della Sicilia, non ti potevi, diciamo, rifiutare nella maniera più assoluta. Mi ha coinvolto al Rotary, lì c'è la foto, diciamo, mi sono ritrovato socio onorario del Rotary, perché, cioè ti faceva vivere le cose come se fossero già presenti, anche se non esistevano sostanzialmente. Devo dire che lui era di professione un bravo commerciante, nel senso che mi ha raccontato episodi della sua vita in cui si vedeva che sapeva vendere bene, diciamo, ma in questo caso vendeva, ecco, per una causa per una causa nobile. Era la prima iniziativa che io conosco in Sicilia, ma forse anche in Italia, di una Ollus che si mette in testa di costruire un intero padiglione, il campus, che poi abbiamo chiamato campus, con fondi esclusivamente raccolti. La forza dell'idea era tale: costruire un padiglione nuovo sembrava agli altri, a quelli che ci circondavano, impossibile. Però nello stesso tempo tu la sposi la causa, perché è bella. Tutti, diciamo, pensavano che sposo la causa, mi faccio un po' di pubblicità, tanto poi non succede niente. Alla fine l'ospedale si è trovato una costruzione che ha realizzato essere vera e a cui ha dovuto dare poi una risposta, un'organizzazione. Oggi abbiamo la terapia che chiamiamo convenzionale, quindi trasfusione, terapia chelante, che è al massimo, diciamo, dell'efficacia, tant'è che ci sono pazienti che sono oltre i 60 anni, che sono nonni o che si avvicinano ai 70 anni. Chi nasce adesso con la talassemia non ha la prognosi che aveva il paziente prima, e inoltre si affacciano terapie innovative,
cioè medicinali, farmaci che possono incrementare il livello di emoglobina, la terapia genica che può curare la talassemia, oltre il trapianto di midollo che ha anche dei molti limiti perché dà una mortalità elevata rispetto a quella che è la prognosi della malattia, ben trattata con terapia convenzionale. E poi un prossimo futuro dove ci saranno proprio, come dire, terapie di ingegneria genetica sempre più sofisticate. Sono molto organizzate, devo dire. Ho trovato un reparto dove c'è una famiglia che si lavora bene tutti insieme, i colleghi, collega di turno, colleghi anche smontanti, si lavora bene, sono organizzati benissimo a livello di tutto, come terapia, come organizzazione. Quindi di conseguenza dico, si è fatto tantissimo, io sono felice di lavorare là. Spero di apprendere sempre di più e di poter fare io qualcosa in più in quell'ambiente. Quello sì. Ogni volta che parlo di Piera, il fatto che comunque esista, perché lei esiste, non c'è fisicamente, ma c'è intanto l'associazione che porta il suo nome, io non riesco mai a dire, cioè, ci devo pensare su quando utilizzo un verbo al passato, mia sorella era, mia sorella era. Eppure sono passati 35 anni qua, circa, no? Sì, 82, 2018, qualche annetto è passato. Ma perché lei c'è, lei esiste, lei ha un nome e un cognome, cioè il suo nome e cognome è diventato un nome unico. Poi è ovvio, certe volte io sorrido quando sento parlare degli altri e sento parlare degli altri dire la Piera Cutino. Perché ovviamente per loro non è una persona, la Piera Cutino è un'associazione. E io rido, cioè, boh, la Piera Cutino che cos'è? Che cos'è? Non è più una ragazzina di 23 anni, è cresciuta. Lei è cresciuta bene. Auguri a me. No, non è oggi il mio compleanno, ma è oggi un altro giorno in cui rivivo. Avevo 3 mesi al mio primo appuntamento con la vita. Ho 29 anni ora, non so fare il conto di quanti appuntamenti ho avuto, ma so la meraviglia della vita che riprendo ogni volta. So che ci sono persone che nemmeno conosco, ma mi permettono di vivere e crescere con altruismo. Ricordo bene il racconto di mamma e papà, quando si sono guardati e hanno scelto di tenermi con loro, nonostante tutto, mettendomi contro tutto e tutti. Sono sicura di aver fatto qualche capriola in quel pancino. Ringrazio un buon Dio ogni singolo giorno per questo. Vi domanderete, ma questa qui è normale? No, ve lo dico io, non lo sono mai stata e nemmeno vorrò mai esserlo. Ho affrontato il dolore, ho visto fratelli andarsene, lottando fino alla fine. Io li chiamo guerrieri della vita. Loro mi hanno insegnato che quando la stanchezza supera la volontà, devi ascoltare il cuore. Lui non conosce i confini e potrà condurti dove le gambe faticano ad arrivare. Ho affrontato la sofferenza, la paura, ho sfidato persino la morte, eppure non mi sono mai sentita così forte e più viva. Tanta è stata la fatica, tanta la sofferenza, ma noi non abbiamo forse valore se non per le nostre sofferenze. C'è tanta gente la cui gioia è così immonda, il cui ideale è così meschino che noi dobbiamo benedire la nostra disgrazia se ci fa più degni. Noi abbiamo imparato che anche con poca salute si può trovare il modo per impazzire di felicità, curiosità, di passione e voglia di mordere la vita. Perciò, quando vi diranno la più grande ricchezza che ognuno di noi debba avere è la salute, come hanno detto a me miliardi di volte, dite che non è così, perché la ricchezza più grande è la forza di volontà del tuo cuore e della tua anima, è la fede in Dio. Io sono ricchissima, ricca di valori, felicità, affetti, forza, allegria, amore della mia famiglia, dei miei amici, amore di Dio, ma soprattutto amore per la vita. Il mondo è pieno di sofferenze, ma altrettanto pieno di persone che amano la vita come me. Chiedetemi quanto sono ricca e io vi risponderò anche troppo.